siamo una pasticceria di Torino. Il primo settembre del 1959 mio suocero l'ha aperta e quindi quest'anno facciamo 60 anni di attività. Qual è l'anima, qual è l'essenza della pasticceria Raspina? Sicuramente è la passione che mettiamo nel nostro lavoro, la passione sia mia in laboratorio, sia mia moglie in negozio con i clienti. Noi innanzitutto non usiamo semilavorati, quindi tutto quello che usiamo è tutto naturale e non compriamo semilavorati, come ad esempio facciamo le colombe, candiamo arancio, cedro, candiamo il marron glacé, quindi tutto quello che esce dal nostro negozio, a parte le bottiglie di vino, sono nostre. Sono colei che presenta tutto quello che lui prepara, per cui se non ci fosse supporto, se non ci fosse dialogo tra di noi, tutto quello che lui fa non sarebbe ben proposto, per cui il nostro compito è anche quello di vendere, cioè di vendere, di ben proporre quello che lui produce. Potrei fare i dolci più buoni del mondo, ma se non ci fosse una brava commessa, come nel... Lui mi ha proposto, mi ha proposto, cioè mi ha conquistato così, dicendomi: io vorrei aprire una pasticceria per conto mio, ma mi serve una commessa. Io l'ho inteso come una dichiarazione d'amore, invece in realtà era semplicemente una richiesta di aiuto. Il dietro le quinte di Raspino, siamo in questo laboratorio. Che cosa ci ha portato, che cosa ci ha preparato? Allora, qui era per farvi vedere che abbiamo il nostro arancio e il nostro cedro già cubettato. E arancio e cedro che candiamo noi, che ci facciamo arrivare da Brolo, provincia di Messina. Li candiamo per averli per le colombe e anche per i panettoni in fondo. E hanno un altro profumo sicuramente che quelli industriali, questo profumo di arancio e cedro fresco. E poi abbiamo il cedro invece, che recuperiamo la polpa del cedro e con la polpa del cedro faccio la bibita cedrata, che è qui davanti a voi, fatta proprio come dice il disciplinare, fatta proprio con le quantità di zucchero, cedrata e acqua gasata. Questa è la colomba classica, con arancio e cedro, burro, tuorli, uova. E poi abbiamo la colomba ricoperta coi pulcini sopra, semplicemente ricoperta di cioccolato e decorata coi pulcini e fiorellini per renderla più allegra e pasquale. Qui invece abbiamo le nostre uova, due delle nostre uova, l'orsetto e il ghiandino. Auguriamo a tutti una buona Pasqua e vi aspettiamo ad assaggiare le nostre dolcezze.